Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Sono passati esattamente 7 giorni, quasi 7 giorni perché stasera alle 20:45, da quella che è stata una partita combattuta, molto forte dal punto di vista emotivo, persa, cioè vinta la partita in sé ma persa dopo sfida. Una partita che ha suscitato molte polemiche da tutte le parti del calcio, all'interno della nostra tifoseria, al di fuori soprattutto, insomma un bel casino. Ora sono passati diversi giorni e vorrei chiudere questo capitolo, ma per farlo voglio farlo con voi, con quelli che sono i vostri commenti, le vostre sensazioni a freddo che avete lasciato su un post mio di Facebook intorno a venerdì, quindi già dopo qualche ora che avevate già smaltito un po' la sbornia da Champions, sbornia negativa in quel caso, triste. E voglio farlo così perché io il mio l'ho già detto per quanto riguarda il discorso, l'ho detto domenica col video molto lungo che ho lasciato. Vi rimando a quel video se volete sentire la mia, quindi non dirò altro, semmai leggerò quello che in realtà avete scritto voi e lo commenterò in base a se sono d'accordo o meno. Vi mando la sigla, poi iniziamo. Allora, anticipo una cosa, non filtrerò i commenti in base a opinioni personali perché io credo che sia giusto rispettare le opinioni e condividerle o meno, poi è un discorso diverso. Quindi li riporterò se i commenti sono ovviamente a freddo e sensati, secondo logica di civile, insomma, discussione, ma lascerò poi a voi e agli altri a discutere le stesse opinioni, nel merito delle opinioni, non qui di insulti e quant'altro, perché è giusto che ognuno dica la sua in modo più civile e rispettoso possibile degli altri. Quindi è una cosa che apprezzo il modo in cui voglio porla. Partiamo con Gabriele, non leggerò i commenti, vi rilascio qua in modo che possiate leggerli voi, ma commenterò e riassumerò un po' quello che ho letto. Gabriele dice che in effetti le sensazioni a freddo è il peccato, l'errore del 3 secondi alla fine, per quello che è successo è sicuramente un peccato. Dice anche che la qualificazione è stata persa all'andata perché effettivamente i primi 90 minuti dicono un risultato ben diverso da quelli dei 180, e infine dice una cosa interessante che potrebbe essere uno spunto anche per il futuro, di cui potrei parlarne, potremmo parlarne, che nel momento in cui manca il giocatore più forte, idealmente più forte, che sarebbe Dybala, la squadra gioca meglio. Quindi è un discorso, apre un discorso molto interessante, del quale potete sicuramente rispondere qui sotto, ma sul quale mi soffermerò in seguito. Calogero dice che questa sconfitta brucia più di quella di Cardiff, perché in effetti, per come si era messa la partita dopo la remontata ormai fatta, prendere gol così all'ultimo e non avere la chance di andare ai supplementari è sicuramente, dal punto di vista emotivo, disastroso. Mi trovo molto d'accordo con questo, l'ho detto anche nel mio video, che in realtà diciamo che ovviamente sono diversi un quarto di finale e una finale, ma a disparità di importanza dell'evento stesso, in effetti, forse più questo che Cardiff. Enrico dice una cosa molto simile, quindi qua siamo tutti più o meno d'accordo, il fatto di essere riusciti a vedere quei 30 minuti dei supplementari, cosa sarebbe potuto accadere? Ci hanno lasciato la mano in bocca, appunto, ci hanno tolto la possibilità, la speranza di vedere una Juventus vincente al Bernabeu. Purtroppo è andato così e in effetti l'amaro in bocca resta, come dice lui. E giusto per rincarare la dose ci sono coloro che sminuiscono, che ridicolizzano quando è successo e la cosa fa ancora più male. E questa cosa mi trovo veramente d'accordo perché quello che dissi io in un post in cui dissi che questa volta quello che era successo, quello che ho detto, meglio dire, gli anti-juventini riguardo a quella partita mi aveva fatto molto male. Diversamente da quanto succede spesso, che pur insomma sminuendo quello che facciamo in realtà li lascio un po' scorrere. Invece questa volta qua, dopo quanto è successo alla Roma e la sportività è venuta fuori nei nostri confronti, nei confronti della Roma e dei romanisti, ci siamo visti sminuire e ridicolizzare ancora una volta. Angela parla di rabbia e non di delusione, che è una cosa diversa, una cosa che altrettanto mi trovo d'accordo. Il termine è molto importante, la rabbia è per quello che è successo, per come è andato a finire. La delusione è più una cosa che solitamente viene indirizzata nei confronti della squadra che non ci crede e si è deluso dalla reazione della squadra, invece la reazione c'è stata, pertanto i ragazzi non hanno nessuna colpa in quei 90 minuti, se non ovviamente nei primi 90. Matte invece tira fuori un altro discorso un po' diverso, tirane fuori nei termini giusti. A me sinceramente non sono d'accordo con lui, lo so perché lo conosco tra l'altro Matte, è un amico, sul fatto di Allegri. Allegri dice che non ha imparato dai suoi errori, gli errori fatti praticamente nella prima partita, cioè è stranito da quelle che sono in realtà le prestazioni a doppia faccia, all'Allianz e al Bernabeu, che secondo me non sono doppia faccia per quanto riguarda la prestazione in campo, anzi, ma dal punto di vista del risultato sicuramente sì, e dagli errori commessi nella prima partita e non nella seconda, e chiaramente ha stretto questa cosa e pensa che anche Allegri non abbia forse le giuste motivazioni, non sia in grado ancora di imparare dagli errori che ha fatto già in passato, visto precedenti Bayern Monaco o altro che volete tirate fuori voi, anche le finali stesse, la finale appunto del 2017, quindi pensa che chiaramente bisogna in qualche modo imparare dagli errori e nel momento in cui non avviene ciò, fare un ripensamento anche su chi guida la squadra, senza ovviamente fare alegrivattene, ma un discorso più basato su quelli che sono i precedenti visti finora.
E poi ovviamente parla dei soliti picchi inimmaginabili di demenza di certe branche delle tifoserie anti-juventine che ormai conosciamo tutti, su questo siamo tutti pienamente d'accordo. Gianluca pensa un po' quello che abbiamo detto già prima, pensa che in realtà abbiamo perso un'occasione almeno di fare un gol dall'errore di Chiellini in poi nel 3-0 in casa all'Allianz. In effetti un gol avrebbe fatto differenza perché in effetti per quello che è successo dopo si sarebbero pareggiati i due risultati con quello che sapete dopo. Quindi alla fine ci siamo un po' mangiati anche noi la cosa. Quindi resta più la rabbia di come sono delle cose più che la delusione perché in effetti non ce n'è andata bene anche uno ultimamente. Anthony ripete il discorso sull'errore dei Chiellini, di quegli errori della prima partita, in realtà sono due, non solo di Chiellini, e un po' ci si mangia veramente il fegato. In realtà tutto poteva andare anche nel migliore dei modi, visto che poi i sorteggi, per come sono andati, c'è la possibilità anche di beccare magari un Liverpool, una Roma stessa, visto che è passata. In questo caso non avrò beccato, essendo il Bayern Monaco, però chiaramente. Diciamo che quando vedi certe squadre, Roma e Liverpool, che non sono esaltanti, sicuramente non sono forti come la Juve, un po' ti mangi le unghie perché in effetti, ragazzi, parliamoci chiaro, ok che il calcio non è mai prevedibile, soprattutto in quanto riguarda queste sfide, ma rispetto ad avere un Barcellona o un altro Real Madrid in semifinale, avresti trovato una squadra, se non il Bayern Monaco, ma gli altri, sicuramente più abbordabili con il giusto atteggiamento. Quindi in effetti un po' fa male. Roberto ancora freddo non c'è molto arrivato, saluto Roberto che conosco tra l'altro, perché spero ovviamente che il Real Madrid in qualche modo subisca quello che ha subito la Juventus con il dubbio rigore alla fine, l'espulsione di Buffon e tutto quanto. Beh, in effetti che diciamo che anche a freddo io penso a questa cosa, di sicuro non andrò a tifare Real Madrid in semifinale, spero che vada in finale il Bayern Monaco, pur non avendo grande simpatia col Bayern Monaco, perché non è che adesso insomma, sia la squadra mia preferita. Però chiaramente il Real spero che non vada in finale anche perché sarebbe un'ulteriore praticamente vittoria conseguita perché parliamoci chiaro è forte e ne ha vinte già troppe negli ultimi anni. Luca dice che vuole la rivalsa e tanta voglia dell'alzata quella coppa, ne avete quello che tutti un po' ci auspichiamo perché chiaramente manca da troppo tempo, siamo stati troppe volte vicino al traguardo e mai ci siamo riusciti. Quindi chiaramente diciamo che poi gli anni passano e la voglia di farlo, di arrivare a quel traguardo là, resta molta, molta, molta. Cesare Alberto parla ovviamente di quello che è un po' la bruciatura anche dopo Cardiff, per alcuni non è passata ancora quella, figuriamoci per una partita come quella contro Real che abbiamo vinto ma non nella doppia sfida, quindi chiaramente parla di questo. La fortuna sicuramente non, lui parla di fortuna che non guarda mai la nostra parte, come sapete io sono contro il concetto di fortuna nel senso di un caso, no? Le cose vanno un po' a caso, in realtà tutto quello che ottieni, che non ottieni, è merito del merito tuo o comunque merito del merito degli avversari, perché credo che ci sia tutto un discorso fisico, un discorso logico, razionale in quello che succede. Non siamo riusciti ad arrivare a una vittoria finale per molti motivi che secondo me sono tutti esplicabili e appunto in qualche modo spiegabili. E la fortuna secondo me non gioca mai un ruolo importante perché secondo me non esiste la fortuna inteso come appunto caso, come casualità degli eventi, però chiaramente poi se la fortuna vuoi tradurla come significato in qualcosa di, cioè non ci va bene una, in effetti si può anche stare. Però questo è un discorso che è mio personale e che condivido con Stefano, YouTube Bianconero, che invito a seguire. Carmen dice che brucia ancora e quindi riassumo in due parole quello che è un discorso che in realtà credo che sia appurato per tutti quanti. Gaetano parla di quell'odio che è aumentato accanto suo per quanto riguarda i confronti, o meglio nei confronti di coloro che non sono juventini, perché quello che hanno fatto vedere, quello che si è letto dopo Real Madrid Juventus, in effetti ha fatto molto dispiacere, ho cambiato anch'io idea, io sono sempre stato molto pacifico e diplomatico e lo rimarrò, nel senso che rimarrò in tale posizione perché io penso che poi alla fine di là dei colori, penso che se uno mi porta rispetto, è giusto portare rispetto, anche se magari la maggior parte dei suoi fratelli di tifo la pensano diversamente e mi insultano quotidianamente. Posso pensare ai tanti napoletani che hanno insultato, però posso pensare anche a Peppone Quarazzurro che è un amico e che porta rispetto a me, non vedo perché non devo portarglielo in quanto napoletano. Però è anche vero che per quanto riguarda il tifoso medio delle altre squadre, cioè quelli antiventini, insomma, che emanano odio, vomitano odio nei nostri confronti, ingiustamente ogni giorno, per loro ci sarà sempre un trattamento di sfavore, ecco, perché chiaramente credo che loro non meritano la giusta sportività, la giusta sportività, ok che magari si può pensare che sarebbe un abbassarsi i loro livelli, ma credo che alla fin fine bisogna anche mollare un po' la presa e insomma dare rispetto e merito a chi lo merita appunto e non a tutti solo per una parola e un termine che si chiama appunto sportività. Dare le cose, dare a Cesare ciò che è di Cesare e non a tutti solo per un qualche preconcetto di principio personale, ecco perché alla fine.
dopo un po' tira tira la corda si spezza e poi ci rompiamo le balle anche noi, anche chi tra, come me e come molti altri, insomma, la vedono il calcio in modo più pacifico e diplomatico. Insomma, la pazienza è un limite anche per me e per noi che la vediamo in questo modo. Quindi queste sono le situazioni a freddo. Diciamo che è la cosa interessante che tanti sono soffermati anche sui 180 minuti, quindi sulla quella che è la visuale di un contesto più ampio rispetto ai 30 secondi finali. Però quei 30 secondi finali bruciano ancora e sono molto pesanti, perché anche gli episodi talvolta giustificano, o meglio, influenzano in qualche modo i risultati finali. Quindi non è che per forza di cose i 180 minuti, in quanto andati in un certo modo, insomma, compensano quello che è un erroraccio, ma che pesa tantissimo. Erroraccio, comunque un episodio dubbio, ma che in un certo contesto poteva essere dichiarato anche errore molto grave. Quindi chiaramente bisogna sempre pesare gli errori, e questo secondo me gli episodi, e questo secondo me gli episodi molto pesanti dal punto di vista del risultato. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per quelle risposte che mi avete dato a quel post. Io invito tutti voi a rispondere in merito a quelle che sono state le osservazioni che vi hanno posto i vostri colleghi di tifo, amici, conoscenti, tifosi, fratelli di tifo, come volete, e quindi rispondete in merito a quello che è successo, a quello che è stato detto e a quello che volete dire voi qua sotto nei commenti, come sempre. Per il mio pensiero più totalizzante, anche tenendo conto di quello che è stato poi il discorso Buffon, del Piero, questo e quello, ritornate al mio video domenica e là troverete tutto quanto. Per il resto, come sempre, forza Juve e alla prossima.